quando già, quando nessuno per non mi lascia finire, di quando già è fuori, di quando è benvenuti a tutti nella sede del Movimento Internazionale Donne Poesia per una serata che vedrete sarà molto, molto bella, molto, molto umana, oltre che letteraria. L'evento di questa sera è stato preparato dal Movimento in sintonia con il Pen Club Italia ONU, la sede del Pen, l'acronimo per chi non lo sapesse è Poesia Narrativa e Saggistica, un'associazione nata tanti anni fa proprio in Inghilterra, fondata da una poetessa, nata negli anni 20, proprio per contrastare l'orrore della guerra. Nata a Londra, ma poi si è diffusa in tutto il mondo, insomma, non è l'impegno del prestigio del Pen. In Italia, tra i presidenti, da Moravia a Marinetti, a Manzi, veramente persone tanto prestigiose. Io sono cresciuta nel Pen e ringrazio anche a distanza l'onore che mi hanno dato di crescere con il Pen, stando nel direttivo, assumendo anche la responsabilità per la Cuba. Ma oltre al Pen c'è il Centro Studi e ricerche di orientalistica, e questo è un centro che dobbiamo, tra virgolette, sfruttare un po' di più, perché ci potrà dare molto. Auguri al Presidente. E il Sindacato Nazionale Scrittori, sezione Puglia d'Attività. Questa sera, come dicevo, presentiamo nell'ambito della giornata della memoria. Sappiamo tutti che la giornata della memoria è tolta soprattutto per la Shoah. Però questo non ci vieta di onorare tutti gli altri morti che hanno perduto la vita nella massima innocenza. E dicevo, questa sera presentiamo un libro straordinario che ha per titolo Il richiamo del sangue. C'è con me l'autore, del critico letterario del curatore, vuol dire c'è l'editore che abbiamo poi in modo di interrogare, io farò una piccola introduzione e parlo anche al prossimo minuto. Il volume che presentiamo questa sera ci porta in Oriente, di cui noi occidentali non sappiamo abbastanza. Girando un po' per il mondo mi rendo conto quanto poco noi sappiamo dell'Oriente. Incontriamo sangue e dolore, ma pure valori inossidati, quali l'attaccamento alla vita, la difesa dei diritti umani, la fede, la solidarietà, il patriottismo, il credo nel futuro. Tanti aspetti concentrati in questo piccolo libro. D'altronde la presenza del Pen si giustifica anche perché il Pen in Italia ha istituito la cattedra dei diritti umani e abbiamo organizzato congressi internazionali proprio sui diritti umani. Il richiamo del sangue, edito da Paul Vision a luglio del 2012 e curato dal professor Karen Giannetto Loiani, è una biografia di spessore, poiché, come si legge nell'introduzione alla sua firma, aggiunge un altro tassello al quadro storico delle testimonianze vissute. Quindi è una testimonianza dal vivo, un personaggio che davvero ha vissuto il triste periodo del genocidio. Il testo apparve per la prima volta in lingua araba ad Aleppo, in Siria, nel 1998. La versione italiana, ad opera di Sabrina Coletta e di Coloiani, inaugura la collana I volti e le tracce del titolo che avete dato. Diretta per la Foundation da Coloiani, docente di lingua e traduzione araba presso l'Università del Salento, ma già docente presso l'Università del Salento. Antonio, in anni stagioni, di solito la mia voce è più squillante. La presenza in Puglia, mi piace sottolineare, la presenza in Puglia del
nostro ospite, ha contribuito a ravvivare l'interesse degli studiosi verso una cultura dalle infinite risorse. Mi riferisco sia alla cultura armena, ma anche alla cultura araba, in maniera più ampia. E per, volete, se volete, per deformazione professionale, mi riferisco ancora di più al campo letterario, già che gli armeni qui residenti, che ringrazio di tanti armeni che sono qui stasera, dai Dimoriani e tutti gli altri, dicevo, gli armeni qui residenti si sono sempre distinti per la straordinaria fedeltà alle radici e lo spirito di fratellanza. Siete un popolo che sa mantenere straordinariamente libere radici. Il vostro attaccamento alle tradizioni, alla fede del vostro popolo è qualcosa che non è un mondo. C'è anche un'altra nota che voglio mettere in rilievo. Noi studiati quindi abbiamo un debito nei confronti degli amici, in quanto non abbiamo valorizzato completamente il poeta Carmina Sarà. Io so che adesso Carlo c'è in centro, so che tanti amici gli hanno voluto un gran bene, potrei fare tanti nomi, ma ciò non di meno non lo abbiamo valorizzato. Se i voti che non lo sapessero, il poeta Longariano, 1886-1962, è stato esule proprio in terra di Bari per tanti anni, tra Bari e Casa Massima, aveva sposata una signora di Casa Massima. Me ne parlò per la prima volta, e dico questo con commozione, alla fine degli anni 60, il libraio e saggista suo amico Pasquale Sorrenti. La prima persona che mi ha parlato di Nazariano è stato Sorrenti. Sorrenti, lo dico per più giovani, mi scuseranno persone che certamente lo sanno, aveva una libreria fantastica in via Andrea Natale. Era un mucidato. Io, quando sono venuta a dare le mie prime tasche, scalza la testa, una bella persona, un cinto, e Sorrenti. E uno andava a Sorrenti e trovava tutto. Sorrenti, Pasquale, dobbiamo fare una ricerca. Pasquale, dietro il banco, dietro, aveva un ammasso di libri, non so come facesse. Comunque si avviata. Non saranno le sue ricerche straordinariamente raffinate. Comunque erano il punto di partenza, il starting point. Ecco. E fu Pasquale mi regalò anche qualche libro di questo meraviglioso. I tempi sono maturi per intensificare la ricerca storico-letteraria e attivare i grandi livelli intellettuali. Secondo me, ecco, dobbiamo cominciare anche con il centro di Nazariano, con il centro di orientalistica, dobbiamo attivare proprio scambi tra intellettuali. Cioè la gente si deve conoscere. Quando la gente si incontra non si combatte. Il fatto che c'è una pace straordinaria tra l'Italia e l'Armenia, ma al di là di questo, allargando il discorso, quando si incontra, nascono progetti, nascono opere. E secondo me la Foundation, ultimamente diretta da Luciano Maria Pegorari, potrebbe costituire un riferimento per l'informazione. Ecco, io adoccherei proprio questa casa editrice piccola, preziosa, casa editrice, non tanto per un lavoro di nicchia, ma quando poi qualcosa, ecco, potrebbe specializzarsi in orientalistica. Personalmente ho contatti con poeti e scrittori armeni operanti in Italia e all'estero. La clinica non la sapete che c'è la classe, siamo tutti. Ma in Italia, per esempio, a Milano, io sono in contatto da tanti anni con Marina Mariani, la grande litorografa, Marina ha fatto delle incontri straordinarie. La Casa Armena di Milano è famosa, è attiva. A Venezia ci sono tanti, c'è la sorella Linda Mariani, che io ho visitato qualche anno per Dario, una mia cara amica, ma c'è Baigal Sivaziliani che ha mandato un bellissimo messaggio. Ma poi ci sono tanti altri amici, io ne ho nel Nagorno Karabakh, eccetera. Insomma, non cominceremmo da zero, eh?
Ma torniamo al lavoro Il richiamo del sangue, sul quale farò delle considerazioni di come, come ho detto prima, spetterà al professor Coppola il compito di approfondirlo critticamente. A proposito di critica, dice la presenza di un critico razionalissimo della mia di Maria Decolati, che ringrazio insieme a una sua assistente, la gente di Penna, lo scrittore giornalista di loro interesse, e gli altri amici. 21 maggio, rendendo omaggio alla sopravvissuta, ovviamente la mia pronuncia in armeno e lascia desiderare, a Daphne Bogosian, che racconta le sue memorie e nel contempo al 1,5 milioni circa di armeni uccisi nel primo genocidio del Novecento, perché stiamo parlando del primo genocidio del Novecento. Io ricordo anche le donne di Polenza, che c'entrano le donne di Polenza, quelle che negli anni 50 andavano a lavare un ruscello, perché negli anni 50 sarebbe nessuno aveva la puntata, quindi le donne andavano a fare il bucato a un ruscello, alla fiumana. Ruscello situato nei pressi dei ruberi dell'antica chiesa dedicata alla Madonna della Gloria. E cantavano in suo onore testi in dialetto. Quindi, Padre Emilio, il superiore del convento del Padre Emilio, ha raccolto qualche frammento. Una volta lo cantammo pure quando venne Antonio Giovanna. Sono loro che mi hanno, quindi queste donne del mio vicinato, queste donne straordinarie, sono loro che mi hanno trasmesso il rispetto per un popolo, quella mio, un popolo dal cuore nobile, presente nel mio luogo di origine fin dall'anno 1000. Quindi ci sono documenti che attestano la presenza, almeno a Polenza, fin dall'anno 1000. Per la cronaca, questa antica chiesa di recente è stata restaurata, o meglio, i resti sono stati restaurati e viene utilizzata per i paesi come contenitore culturale. La scrittura armena si distingue per la delicatezza espressiva, pure quanto contempla, come da tutti specifico, argomenti spinesi. Caratteristica questa che accomuna la prosa alla poesia. Si pensi alla narrativa di Antonio Angelani, che leggeva una sua lettera, Antonio, una sua amica, ha mandato un suo messaggio, o ai componimenti poetici di Daniel Barugan e Rami Mazzariano, il grande poeta, tra l'altro tradotto proprio da Antonia, e lei me l'ha fatto innamorare. Antonia Slan è l'autrice di quel bellissimo romanzo, poi tradotto insieme dai fratelli italiani, ma a tempo di un amore. E quello che presentiamo anche noi, abbiamo fatto un attimo. L'opera, questo che richiamo del sangue, composta di circa 90 pagine, è un concentrato di bellezza, con affondi nella storia dell'Armenia, passando per le sopravvenzioni, le invasioni straniere, la barbarie e la redenzione. Intorno a queste vite di due bambine, sono contenta che qui stasera ci sia anche le bambine, Agamni e Shaquet, si dice così, si intrecciano ricordi e sentimenti. Il periodo del genocidio e della deportazione è descritto con tratti taglienti che muovono la pipa per lo straggio dell'innocenza. Le bimbe, le due sorelline, una di 8 anni e l'altra di 6, per vie diverse, fuggono alla morte e si realizzano l'una come professionista e l'altra come madre di famiglia. C'è un elemento, quando possiamo notarlo, che mi piace sottolineare, e cioè l'intercultura. Ecco, questo è un aspetto bello del libro. Le razzie e la malvagità dei carnefici turchi si scontrano con la calorosa accoglienza degli arabi con i quali molte famiglie armene hanno convissuto a seguito dell'accademia. Infatti, tante beneficenze della classe hanno per fatto la Siria, lo in Italia si chiamando anche il nostro amico. In diversi punti la poesia zampilla, sempre la deformazione, che vuol dire lei, io con la Nanichini ho messo poesia, sono dei testi belli che toccano il cuore.
Le riflessioni sulla bellezza del creato, dai fiori alla luna, che tenerezza quando la bimba parlava del mattolino di fiori da donare alla maestra, o quando il papà va in macchiare i fiori prima di andarsene, ma insomma tra tutti i pensieri che aveva, doveva scappare, salvare la pelle, quello si ricorda, se non chiama un bel primo caso per i poveri fiori. Se non chiama un animo tenero, nobile, e uno non pensa a certe cose. Dicevo, le riflessioni sulla bellezza del creato, dei fiori e della luna sono connaturate all'animo albino. Ci sono dei flash nella narrazione che mettono in evidenza vari aspetti. L'eleganza rena, e qui un altro flash nella femminilità. Le donne quando si abbigliano, perché ahimè, preso in giro diremmo oggi con un'espressione parlata, si diceva che si portava in un posto invece andavano a morire. E una cosa mi ha colpito, tante si vestivano eleganti, come se andassero a una cerimonia, con i tacchi alti. Voi pensate che cosa avrà significato camminare tanti chilometri con i tacchi alti? Quindi l'eleganza almeno è mortificata dagli eventi, ma essa rimane intatta nei pensieri e nelle parole. Nel corso del racconto la superstite si meraviglia di come sia riuscita a sopportare gli orrori a soli 8 anni. La violenza sulle donne è che non la dovremmo ricordare. Lo sfregio del tatuaggio sono tematiche che ripropongono la mattanza dei nostri giorni. Il genocidio all'inizio del Novecento ai nostri giorni. In Italia una donna quasi ogni 2 giorni, oltre 120 donne, visto soltanto nel 2012. A un secolo di distanza, la ferocia sull'altra metà del cielo continua ad abbattersi anche in Italia. La corruzione, di cui si parla tanto nel libro, ha agganci con la realtà contemporanea mondiale. Provate una risposta, ce la saranno così. Questa produzione dilatata ad ampio spettro. Vi è un altro particolare da porre in risalto, la fatica. Ecco, un altro pilastro del libro e della società armena, della cultura armena, è la famiglia. Per l'armeno, credere nella sacralità degli affetti è un modo per essere disegnato. Agami non smette di cercare la sorella per ricomporre l'unità del suo corpo. Questa esperienza mia, quello che sto dicendo, è il frutto certamente del libro, però è anche il frutto di una relazione più che centennale con tanti scrittori armeni, di Stefano Kerst, eccetera, eccetera. Quindi sono profondamente convinta di questo. La cristianità del libro è simboleggiata anche dalla devozione a 2 martiri, Santa Gaianè e Santa di Disney. Cristina, entrambe vissute nel VI secolo al tempo dell'imperatore Diocleziano. E anche qui alla Santorinica, che tipo due lacune. La lotta per la sopravvivenza è sorretta da una voce divina che spronava le 2 bambine a sopportare le difficoltà e a non arrendersi. È singolare, infatti, che le piccole abbiano assunto comportamenti atti a preservare la spinta. Uno si chiederebbe, ma possibile che le bambine di 6 anni, di 8 anni abbiano avuto in mente, cioè abbiano attuato strategie proprio di salvezza? Ma come hanno fatto? Ed ecco che Cristiano quella di cercare quella voce. Il traffico dei minori è un altro dato di raccordo con il presente. C'era dove il traffico dei minori, ma adesso c'è anche di più. Maria, la chiamava così la famiglia araba dell'ospità, dovette difendersi con le unghie, senza mai abbandonare la fiducia nella misericordia del Signore Impotente. Sapete, non ho mai lasciato queste bambine. La determinazione degli armeni è pari a quella degli ebrei che qualche decennio dopo subirono la violenza nazifascista. La protagonista di questo racconto trasmette energia e tenacia, è una donna tenacia, da bambina come da nonna, compie azioni di coraggio e io aggiungo di umanità
che ne vengono riconosciuti dalle autorità supreme, proprio dal capo dello Stato. Nel racconto manifesta malezza della sordità del mondo di fronte alla tragedia della sua gente. E anche questa è un'altra nota dolente. Non è che il mondo rimase da parte allora, rimane anche adesso. Quanto sappiamo dei Khmer Rossi, eccetera, eccetera, eccetera? Quante tragedie si consumano oggi e il mondo fa finta di non vedere? Alla fine del Calvario, lei studia ed emerge con le sue sole forze, insegnandoci che la meta richiede sacrificio. Questa diventa una scienziata, dirige ospedali. La voglia di investire nel futuro è rivelata dalla considerazione delle giovani generazioni. Di fatto, Laila, la sedicenne figlia di Shaquet, la sorellina della Smarrita, a pronunciare la frase «Il richiamo del sangue», che darà il titolo alla biografia. È bella questa cosa, la giovane, la ragazza pronuncia questa frase, che bello. Quindi, come dire, che la tradizione nel popolo armeno continua nei giovani, che comunque si intravede un futuro. La storia di una famiglia è stata vissuta come la storia del popolo armeno. Il lettore, tramite le sofferenze della protagonista, recepisce le umiliazioni dell'intero pianeta donna. E naturalmente anche nella deportazione delle donne venivano violentate, no? Come sempre. Che poi le donne non so se siano veramente cibetti, questo è tutto l'altro. L'insurrezione a Damasco degli arabi contro gli occupanti francesi causa altro sangue, ma la stella della protagonista è ripresa a brillare, sì, c'è stato dalle piazze. La traduzione è scorrevole, combinando i traduttori, è ricca di riferimenti riportati anche in ora. Il richiamo del sangue è uno scrigno che ha attraversato il deserto e il tempo, e che Sabrina, e che era una gemella, ci ha ora consegnato. Sono arrivati tanti messaggi, un messaggio molto bello da Venezia, dal presidente degli Armeni d'Italia, che è il professor Aicarsi Basiliano, un amico nostro, straordinario, docente universitario, ma ci tengo tanti messaggi, voglio anche segnalare quello di Vital Kayat, dedicata a Blanca, è stata candidata al Nobel per la pace, una grande studiosa. Vediamo che ci dice la nostra amica Antonia Slanna, 10 ottobre 2012. Gentile amico e collega, ritorno dalla California, dove sono stata per alcune conferenze, ho trovato il bel libro da lei curato. Mi scusi per ritardo nel risponderle, ma intanto le voglio dire subito che il libro è davvero elegante e molto ben curato, e il testo interessantissimo. Sono queste memorie che finalmente istruiscono a stampa, che rendono il genocidio armeno un fatto ormai non più innegabile. La ringrazio davvero di cuore e non mancherò di parlarne. Ha visto la bella recensione sul sito pancacqua.info, un caro cordiale saluto a noi a che qualche anno fa la fiera delle arte, l'indomani compriamo un giornale che lei stava proprio quasi per morire. Poi si è ripresa e bene, c'è un testo. Sì, faremo diciamo così qualche assaggio, prendiamo anche dalla letteratura certo. Armena, sempre diciamo con la trasmissione tra l'armeno e l'italiano. Ho scelto da qualche verso diciamo del poeta Baruch Sheva, che è nato nel 1924 e morto nel 76. Baruch Sheva insieme a Charette e Gabrielian rappresenta veramente
l'intellettuale, il poeta, da tutti i punti di vista anche diciamo popolare, la letteratura e la poesia armena moderna. Perciò tra il passato e il presente io vi propongo una lettura di mia figlia, Manuela Anush Boroyan. Allora, Manuela Anush leggerà, come vi avevo già detto, parla il poeta di Yerevan. Yerevan, come Vecchia, sempre stata da tanti secoli la patria degli armeni, ha avuto tante anche capitali, tra cui parla di Matis, di Van, di Arat, eccetera, i luoghi e i posti. Sarà tutto adesso descritto in questa bella poesia. Ecco. Elefante Arca, Inire Puni, Tu Mernor Tobin, Mernora Ani, Merpocric Hobi, Tu Mediera Zang, Mertaregalo, Mercarena Zang, Yerevan. Tu sei diventata la mia Yerevan, tu sei la nostra nuova Dudin, sei la nostra nuova Ani, sei il grande sogno della nostra piccola terra, la nostra nostalgia eterna, l'incanto della nostra fiera. Yerevan Tassa, in Yerevan, stare riesance il paese, un monastero si va bene, come a te scuole, coarass moro, mezzanassaro Yerevan. Yerevan, tu sei diventata la mia Yerevan, sono passati dei secoli, ma sei rimasta giovane, con tuo padre Matis e tua madre Arass, spero che tu cresca con il tempo, Yerevan. Menka Arian Gancer, un Esmer Serdin, Angadar Bencher, un Enkteshan, Merganchin Aranskez, Fizur Gurgurchi, Aranskez, Merzak Dunshel, Gurgurchi. Nel nostro cuore abbiamo il grido del sangue, tanti nostri desideri ancora non sono soddisfatti, e il nostro grido senza di te svanisce in vano, senza di te il nostro amore argento si gela. Giancun mannen ter, l'inume da ter, izgmenk polos tenk, che znovu harer tenk. Da che ser mer, ceg tarelit bet, in ser mer, sic tarelit bet. Nella vita ogni amore è diverso, però noi tutti di ciò siamo fatti. Il nostro amore è ardente, come le sue pietre giallastre. Il nostro amore è vecchio, vecchio, come i tuoi secoli figli. Grazie a tutti coloro che sono questa sera presenti, in particolare c'è qui uno dei miei maestri che è Daniele Pegorari, persona che mi ha introdotto agli studi, diciamo alla passione per l'armenistica che è Nellina Guarnieri, e tanti amici che io ringrazio, c'è la figlia del poeta Michele Pellecchia che è presente. Michele Pellecchia è stato uno dei poeti amici prediletti di Nandale Hans, che si è fermato qui appunto tanti anni, come ci diceva, ci ricordava prima Anna. Con grande gioia vedo anche alcuni esponenti della comunità, della nuova comunità armena barese e della vecchia comunità storica armena barese di Nararax, che sono i fratelli Timurian, la signora Dekan, che sono con noi e ci riempiono il cuore di gioia per una forma di, diciamo così, di tradizione che continua, una tradizione del passaggio della vita degli armeni. E poi anche tanti altri amici, tra cui un esponente della comunità greca, barese,
che è qui anche con noi questa sera, quindi tanti ringraziamenti e tante persone da salutare. Io vorrei iniziare un discorso critico letterario che sto cercando di portare avanti in questi mesi. Io ho una formazione da italianista, peraltro neanche da contemporaneista, ma mi sono occupato di 600 durante i miei studi di dottorato. Mi sono imbattuto in Andreanza, mi sono imbattuto in questa figura particolare, candidato al premio Nobel per la letteratura nel 52, nel 51 e nel 53. L'ultima volta il premio Nobel lo prese per i discorsi Winston Churchill, e quindi diciamo non c'era partita. Diciamo così. È importante ricordare che i testi che fanno parte, diciamo così, come quello curato da Che Alma, che è il richiamo del sangue, fanno parte di una lunga tradizione, soprattutto sviluppatasi a metà degli anni 30 e poi venuta intensificandosi fino ad oggi. E in particolare il libro che ha fatto maggior scalpore in questo senso è questo qui, che si chiama Survivors, Sopravvissuti, edito in italiano da Guerini e Associati, che è una casa editrice che si occupa della menistica a Milano. È importante capire appunto i riferimenti del testo di curato da Peralma, perché non è l'unico testo di memoria sul genocidio, ma il testo di Caramo, come ho detto altre volte, è un testo particolare, perché quando Agamemnon Bogosian introduce e racconta la sua tragedia, che è la tragedia non solo la tragedia armena, ma è la tragedia siriana, oggi stiamo assistendo, il mondo sta assistendo impotente alla tragedia siriana. L'altro giorno ulteriori bombardamenti, addirittura ci si è messo di mezzo in Israele, chissà dove andremo a finire, quindi è inutile dirlo pubblicamente, lo diciamo privatamente ogni volta che ci sentiamo. Un affetto particolare nei confronti di Kerem, di tutta la famiglia Polian, di suo nipote in particolare, che sono qui con noi oggi per quello che sta accadendo ad Aleppo. Aleppo martoriata ancora una volta, è passato un secolo, Aleppo è ancora una volta martoriata, questa volta non per causa degli armeni, ma per cause proprie di una dittatura che non solo non lascia il potere, però contemporaneamente non accenna neppure a venire fuori da questa situazione terribile, che è chiaramente una situazione internazionale. Lasciamo lontana la politica, la geopolitica da questo discorso, e torno immediatamente a un discorso prettamente critico letterario, prettamente storico letterario. I testi prima del 1916 parlano tendenzialmente dei pogrom contro gli armeni effettuati durante gli ultimi 7 anni circa dell'Ottocento, e in particolare quelli del Sultano Rosso di Ottomanese. In particolare un testo molto importante è una Ninna Nanna per la nostra madre armenia di Arshad Sobhanian. Arshad Sobhanian era uno dei più cari riferimenti, amici e riferimenti culturali di Rana Zayant, e aveva come Nazarian un atteggiamento assolutamente europeo e cosmopolita. Scrive in un finale di un testo bellissimo che si chiama appunto Ninna Nanna per la nostra madre armenia, scrive così Sobhanian. Il testo non è tradotto in italiano, c'è una vecchissimi frammenti, vi leggo soltanto l'ultima strofa. Dormono in pace i pallidi fratelli che caddero. O madre, alzati, benedici tu i figli, stendi su di noi le tue mani immense,
le nostre vene si inaridiscano, le nostre vite siano immolate alla tua felicità. Tu uscirai trionfante da queste cupe tenebre, i tuoi occhi si trasformeranno in stelle e splenderanno, le tue ferite si muteranno in rose radiose e delle luci si diffonderanno dai tuoi bianchi capelli. Tu ti terrai dritta innanzi alle vie del mondo e demolirai l'oscuro altare della tirannia. Alzati, le tue sofferenze sono il male del pasto, o madre, è il mondo che ti agita nei tuoi fianchi. Questa poesia, chiaramente, e qui ancora una volta siamo nel luogo giusto, perché siamo nel luogo, all'interno dell'associazione Donne Poesia, no? Quindi è l'importanza della donna, l'importanza della Mairig, della figura della madre armena e della madre armenia all'interno della letteratura e della filmografia, della cinematografia armena, o meglio armena sia dell'Armenia che della diaspora, è un fatto fondamentale, un fatto importante, centrale per tutti quelli che si accostino agli studi di armenistica, chiaramente della diaspora, quindi del secondo Novecento. E addirittura c'è il paradosso: non è la madre che canta la Ninna Nanna ai propri figli, ma sono i figli morenti che cantano la Ninna Nanna alla madre. E qui c'è addirittura il paradosso, perché mi ricollego immediatamente a un passo sconvolgente del libro di Teramo, che è quello che riguarda in particolare le due bambine che seppelliscono, scavano delle buche con le loro mani, con quello che trovano, con le pietre, e scavano una piccola tomba dove radunare la nonna che è morta durante il genocidio. Quindi immaginiamo la follia, la cosa terribile per noi. Forse qualcosa del genere ci può essere, come dire, vicina nella memoria, nei ricordi della guerra dell'ex Jugoslavia. Ma siamo ancora lontani, dove i bambini piccoli, 8 anni hanno queste bimbe, scavano per cercare un rifugio alle ossa della madre, meglio, in questo caso della nonna. E quando morirà il padre delle due bimbe, cercheranno un rifugio per seppellire i resti del papà. Quindi siamo davanti letteralmente all'aberrazione. Non lo vogliamo chiamare genocidio, in questo caso lo chiamiamo massacro. Ma il problema è un altro, che come adesso proverò ad accennarvi, c'era una premeditazione. C'era una premeditazione, e questo è storicamente provato. Ci possono dire tutto quello che vogliono oggi, ma che le cancellerie europee, in particolare, che la cancelleria tedesca, durante i giorni del genocidio, abbia collaborato direttamente, ufficialmente, che la cancelleria tedesca addirittura ci sono delle informazioni, degli intralci, materiale ancora segretato, materiale della cancelleria del carcere Guglielmo, in cui si invitano cordialmente gli ambasciatori, l'ambasciatore e il console tedesco, a collaborare ai massacri degli armeni, perché era giusto sterminare queste persone, era giusto, secondo la cancelleria tedesca occidentale, cristiana o presunta tale, era giusto collaborare a quello che è un genocidio, quello che è la premeditazione della morte, perché genocidio esattamente questo significa. Il genos, ossia la razza umana, una parte di popolazione umana che viene sterminata in maniera scientifica, con trasporti. Io questo non ho paura di dirlo, è storia. Negli ultimi tempi il comune di Bari ha avuto anche, come dire, delle simpatiche, delle minacce da parte del governo turco per aver soltanto pensato di riconoscere il genocidio. Ma questo purtroppo lo dobbiamo dire con forza. Il genocidio c'è stato. Ci sono le prove, provate.
Tutti gli storici possono dire quello che vogliono, ma ci sono le tracce, si parla di queste cose. Cioè, si parlava di queste cose nei rapporti della cancelleria tedesca, come della cancelleria inglese, come della cancelleria italiana a Birne. E queste sono cose che ci sono accadute in qualsiasi paese. Oggi è, come dire, invitato a prendere le distanze da quello che un governo dello stesso paese ha fatto in precedenza, altrimenti lo stesso governo tedesco non dovrebbe riconoscere il genocidio degli ebrei. Di che cosa stiamo parlando? Questa è storia. E allo stesso modo ci sono appunto delle responsabilità dei governi occidentali, del governo inglese. Addirittura gli inglesi tagliavano le mani degli armeni che cercavano, mi ricordo, me lo raccontava Nick ad Adan qualche tempo fa, racconti dei suoi nonni in cui appunto tutti coloro che cercavano di salire sulle navi che partivano per l'Italia, sulle scialuppe, anche i francesi lo facevano e l'hanno fatto successivamente i greci nel 21. Esattamente. Tagliavano le dita, tagliavano le mani di quelli che si aggrappavano con tutte le loro forze per arrivare, per scappare, già c'era una salvezza anche minima. E allora, questa è la storia. Niente, tante cose da dirvi, vi vorrei semplicemente accennare, so che sto prendendo molto tempo, Anna, però credo che sia importante ricordare che un altro tema fondamentale centrale nella letteratura armena che si trova tantissimo in tutta la poesia che riguarda il genocidio, in tutti gli scritti che riguardano il genocidio, è il tema delle ossa. Il tema delle ossa è legato a un passo del capitolo 37 di Ezechiele. Ezechiele ha una profezia, cioè viene il Signore invita Ezechiele a profetizzare sulle ossa. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e depose nella pianura che era piena, mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore, Dio, tu lo sai. Ed egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e vivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e imponderò in voi lo spirito e vivrete. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande e sterminato. Esattamente la stessa cosa fanno i poeti prima del 1915. In particolare, un altro poeta centrale di tutta la letteratura armena è Bedros Turian, anch'egli cantato, anch'egli ricordato da Nazariant nei suoi scritti. C'è una lirica molto bella. Bedros Turian, diciamo che è più o meno il corrispettivo della letteratura armena, più o meno il nostro corrispettivo di Giacomo Leopardi, per mole di scritti, per interessi, da permettere. Tutti i grandi letterati armeni tra 8 e 900 sono stati tutti giornalisti, scrittori, poeti e drammaturghi. Quasi tutti hanno scritto novelle, quasi tutti hanno scritto anche romanzi. Nazariant, diciamo, fa un discorso differente a quanto ci risulta. Giornalista, saggista, certo. Però non novellista, non appunto romanziere. In una poesia tradotta in italiano per la prima volta
da una variante, diciamo, attraverso, probabilmente attraverso Enrico Cardile, che era un suo amico, Nazariant, quindi Turiano, così scrive in una poesia che si intitola Patria piagata e tradita. Basta, alza la testa, non piangere più. Il dolore è santo, il dolore è grande e salutare. Nulla più di più nobile della vittima coraggiosa sotto la propria croce. Ed è nelle tenebre che matura l'aurora. I veri distruttori, i rotti carnefici, scompariranno come fumo e tu risorgerai dalle tue ceneri, rinvigorita dalla sofferenza, raggiante. Non piangere, non spargere al vento i tuoi capelli, non piangere, non piegare pietosa la testa. Conosci te stessa, raduna le tue energie. Per troppo tempo le tue forze furono il sostegno delle case straniere. Poi in questa lirica Turian in realtà richiama alcuni, diciamo così, versi dei poeti classici, dei poeti greci classici, in particolare di Pirteo, il grande poeta che imitava Alpeana, che imitava al grido di battaglia all'interno dei discorsi di guerra, che suscitava, diciamo, diremmo oggi, una poi parodicamente l'Italia, il letterato Gabriele D'Annunzio ha fatto qualcosa di simile su quella falsa riga, e in particolare appunto il discorso che fa esattamente Pedro Suriano è quello di tentare di recuperare una vita, un'attività non solo letteraria, ma anche un'attività poetica che inviti all'insorgere, che inviti alla poesia civile, un movimento civile per far ripartire la propria terra. E con questo io vi ringrazio e scuso di aver preso tanto tempo. Grazie a Carlo che ha completato allargando lo sguardo la poesia e il problema dell'anima poetica milenaria della Armenia. L'altra possessina. L'altra anche sarà letta un'altra poesia molto famosa, sempre dello stesso autore, lo stesso anche poeta, che si chiama Baruch Sebas, è una poesia molto appunto famosa, si chiama Noi siamo armeni, siamo pochi, ma ci chiamano armeni. La sentiamo da Maria, mia figlia grande. Usutman Hamar Yevasha Verden, Vigetin, Harun, Vusenin, Lavin. Siamo pochi, ma si chiamano armeni. Non ci consideriamo superiori a nessuno. Semplicemente, anche noi dobbiamo accettare che noi, soltanto noi, abbiamo la Raran, e che è qui, sulle alture del Sevan, dove il cielo rispecchia la sua esatta cosa. Semplicemente, dai. Allo stato qui, semplicemente, in Ale, è stato scritto qui. Semplicemente, sappiamo scoprire dalla roccia conventi, dalla pietra realizzare pesci e dalla terracotta uomini, per l'insegnamento e per perseguire il bello, il buono, il nobile, il sublime. Siamo pochi, ma si chiamano armeni. Noi non ci consideriamo superiori a nessuno. Semplicemente la nostra sorte è stata diversa, semplicemente abbiamo dovuto versare molto sangue, semplicemente durante la nostra secolare esistenza, quando eravamo forti ed eravamo in piedi, non abbiamo assoggettato alcun altro popolo,
nessuno ha subito danni dal colpo della nostra mano. Se abbiamo fatto schiavi, è stato solo con i nostri libri. Se abbiamo dominato, è stato solo con il nostro talento. E quando siamo stati costretti a lasciare la nostra terra, laddove siamo giunti e ovunque siamo andati, ci siamo impegnati a favore di tutti. Abbiamo costruito ponti, unito arti, ovunque ami etere fruttificare. Abbiamo offerto a tutti idee, massime, campi. Li abbiamo difesi dal gelo dell'anima. Abbiamo lasciato dappertutto il riflesso dei nostri sguardi, le reliquie delle nostre anime e l'eucaristia dei nostri cuori. Menti c'è, Caio, per il vocione, Caio, idem per verkeris del Caio, per snor contestiamo del sal uber giovel, idem che sciamu gogo ma per giovel, o per i gamin tarnal a salit. Purs calmes arva, parutiam dalit, me dico carem das ne habus che lo, o cu da salit lieva recalit, chi ne è che vi ardal, merdia cornele. Parte da me namme, vorni valer, menti dec me cal, lies grad marel, ischiete becche, cavarte vel, chi dec mo canal vorbes vagheran, lies chi dec na lies me, ver corsire. Pal furi schmerin mi stel harkero, mec me, vo schmeri, schenkera hasun, pal smedel chi dec, mec haie hasun, jedu chupi dice habardaram, gam, vidinen, Uter Shadanam. Siamo pochi, è vero, ma ci chiamiamo Armini. Sappiamo guarire dopo le ferite dolenti e con nuovo entusiasmo gioire e far festa. Sappiamo penetrare nel costato del nemico e dare sostegno a chi ci dichiara amicizia, sdebitarci del bene che ci hanno offerto, impagando 100 volte quel poco ricevuto. Per i giusti e per il sole splendente sappiamo sacrificare persino la nostra vita. Ma se volessero bruciarci con violenza, sappiamo diventare fumi e spegnere il fuoco. Se sarà necessario disperdere l'oscurità, sappiamo bruciare come candele accese. E sappiamo anche amarci con passione, ma rispettando sempre anche gli altri. Noi non ci consideriamo superiori a nessuno, ma conosciamo noi stessi, siamo chiamati a lei. E perché non dobbiamo esserne orgogliosi? Ci siamo, ci saremo e ci mortificheremo. Loro invece, i figli del Signore che presenta il libro. Quando ho pubblicato questo volume, come dire, quando ho accettato insomma, il percorso che Gramo mi stava un po' delineando, mi stava chiedendo di seguire, ho lanciato un poco la sua cultura, il suo percorso, la sua storia, e tutto ciò che naturalmente questo popolo può ancora fortunatamente donarci, perché abbracciare un altro uomo, un'altra donna, un'esistenza non vuol dire soltanto accettare la propria fede, la propria origine, qualunque sia poi la nostra fede, la nostra origine, ma vuol dire soprattutto accogliere ciò che di bello e di utile può donarci e può farci conoscere, affinché noi stessi possiamo poi farne tesoro e tramandarlo ai nostri figli, siano essi italiani, siano essi armeni o di qualsiasi nazione. E tutto ciò, tutte le guerre che ci sono un po' nel mondo sono giustamente molto stupide, perché non producono culture, non producono un percorso.
Per cui diciamo, la sfida proposta è stata lanciata di essere un po' il riferimento. Io dico nicchia perché nicchia è anche bello, nicchia vuol dire preservare un percorso, vuol dire preservare una identità e farla diventare poi di tutti e quindi farla conoscere un po' a tutti. È sicuramente un percorso anche ambizioso per una piccola casa editrice che però è nata già di nicchia con il suo percorso editoriale che non è stato diciamo facilissimo sin dall'inizio, occupandoci dal 2009 a quando abbiamo dato vita poi alle pubblicazioni su una variante e su questo percorso orientato all'artistica. Diciamo, era già l'inizio in partenza perché l'editoria da 9 denti, ovviamente siamo orientati alle sfide e le accogliamo con piacere, quindi cercheremo di portare avanti un discorso importante, sperando che dall'altra parte ci sia qualcuno non che tecnicamente compri i libri, poi se li compra ci fa anche piacere, però sia recettore positivo, cioè abbia interesse veramente a capire chi ci sta di fronte, quindi non solo un interesse al giorno della memoria o che celebriamo la memoria, perché poi c'è molto ipocrisia anche in tutto ciò, ma che seriamente e onestamente con il proprio essere, con il proprio cuore, abbia necessità, ha sempre avuto il bisogno di conoscere chi ci sta di fronte, di conoscere quello che ha da portare a noi stessi. Quindi è con questo spirito che noi, dalla Tradition, accettiamo questo percorso e cercheremo di proporci a chi ci vorrà un po' ascoltare e seguire. Io solo questo, allora dire perché gli interventi sono stati molto belli, molto profondi, quindi non voglio rubare altro tempo, anche perché sperando sicuramente la parola un po' più del libro. Grazie a tutti voi. Grazie Francesca che ha portato dei libri, cioè il libro, aver sentito nelle chiacchiere mie, le cose fuori di casa, le chiacchiere mie, ma il testo l'ha comprato, non so se quando gli amici faranno la cosa per comprare il testo, come diceva una famosa pubblicità, è stato un testo. Allora, adesso lo toccate il allora. Io ringrazio voi, la vostra presenza, ringrazio voi in modo particolare e Antonio che avete con cuore organizzato questo momento. Sono qui non come arabista, non come armenista, bensì come armeno. Questo libro, diversamente da tanti altri libri che avevo scritto e avevo anche curato dal punto di vista scientifico, mi tocca molto, fa parte della mia esistenza. Qualche anno fa, prima di ritornare, di solito c'era la possibilità di andare in Siria, io sono di Aleppo, armeno di Aleppo, diciamo per un periodo non siamo andati, dopo con la famiglia siamo andati due o tre volte, le bambine ci tenevano molto come avete notato, secondo me una persona la sua esistenza non deve finire nel moltiplicare l'euro, bensì per lasciare una traccia e nel momento in cui noi diamo come eredità la nostra casa, la casa del corpo, come eredità ai nostri figli, forse tante volte dimentichiamo di dare, diciamo, la dimora della memoria e l'anima, il racconto. Una memoria non bisogna solo ricordare dicendo ecco io ho una memoria,
io devo raccontare questa memoria, devo trasmettere questa memoria tra il passato e il presente, diventa attualità nel momento in cui diciamo mio nonno diceva con le mie parole, mio nonno è di attualità adesso, attuale, parla.